per noi pensionati di una certa età. Non è facile andarli su internet e ti chiedono l'account. Che è questo account? Ah, lo devo fare, registrati, la password, l'username, usare una password con caratteri speciali. Quali sono questi caratteri speciali? Lo devi sapere, se no vai avanti. Paolo Endel si fa interprete del percorso ad ostacoli che possono trovarsi di fronte i non nativi digitali e nella fattispecie gli over 65 nelle operazioni più comuni da fare su smartphone o PC. Guai a dire facile, per dare una mano c'è Connessi in buona compagnia, la campagna promossa dalla Regione Toscana in collaborazione con ANCI, le botteghe della salute e i sindacati pensionati di CGIL, CISL e UIL, per incentivare l'alfabetizzazione digitale tra le persone più anziane, per fornire servizi telematici anche nelle zone più periferiche della regione. L'appuntamento a Vernio ha visto la partecipazione del presidente della regione Eugenio Giani e dell'assessore al digitale Stefano Cioffo, oltre che la presenza del comico toscano Paolo Endel, che ha fatto da mattatore. Si parte da Vernio con Connessi in buona compagnia, ovvero un progetto che grazie alla SPIC CGIL, alle confederazioni CGIL, CISL e UIL, ha progressivamente preso spazio come progetto che noi ora vogliamo sostanziare come Regione Toscana attraverso i fondi del Recovery Fund, ovvero dei fondi europei che possono consentire l'innovazione anche attraverso la telemedicina. È un progetto di avvicinamento degli accessi all'agenda digitale, a tutti i servizi che i cittadini possono rilevare in rapporto con la pubblica amministrazione, con il supporto di servizi e di accompagnatori che cercano di educare, di fornire le utili indicazioni ai tanti anziani che fanno fatica ad avere un accesso digitale ai servizi della pubblica amministrazione.